Lario Fiere, centro espositivo di Erba, ricorda le famiglie e a tutti i giovani studenti che dal 1 al 4 dicembre aprirà i battenti il Salone dell'Orientamento Young. Orienta il tuo futuro. Una speciale opportunità da non perdere. Un aiuto nella scelta scolastica e formativa. Sarà possibile prendere contatti diretti con oltre 100 trascuole, università, centri di formazione e accademie e venire a conoscenza delle nuove opportunità del mondo del lavoro. Vi invitiamo a partecipare dal 1 al 4 dicembre. All'Aereo Fiere di Erba. Young, orienta il tuo futuro. Young, la rassegna per l'orientamento giovanile, edizione 2011, da giovedì 1 a domenica 4 dicembre all'Aereo Fiere di Erba. L'Aereo Fiere di Erba che ha investito molto su una rassegna come questa, all'insegna dei giovani, non soltanto dell'orientamento dell'università e della scuola, ma anche nei confronti di quello che è il settore del divertimento. Giovanni Ciceri, vicepresidente di l'Aereo Fiere. Sì, ecco, l'impegno nostro è a 360 gradi, però ovviamente noi abbiamo come mission quella di seguire quella che è l'imprenditoria, e l'imprenditoria di oggi è quella dei, cioè, che sarà nel futuro, è l'imprenditoria dei ragazzi, e oggi noi, rappresentando quelli che sono gli imprenditori, abbiamo l'obbligo, il dovere appunto di interessarci della loro formazione, della loro crescita e della loro cultura. In questo momento il panorama è talmente difficile, talmente complesso da porre ai ragazzi una serie di incredibili difficoltà. Noi non pensiamo di poter risolvere ovviamente i loro problemi e tutte le difficoltà che oggi i ragazzi devono affrontare, ma cerchiamo di dare un nostro contributo. Vediamo dall'altra parte le istituzioni pubbliche, le scuole, le università eccetera, che rispondono molto bene a questa nostra proposta, a questa domanda, e per cui gli sforzi che stiamo facendo sono sicuramente per il momento premiati. Molti giovani, molte le scolaresche presenti all'inaugurazione di questa rassegna, di questo appuntamento, a dimostrazione del fatto che l'Aereo Fiere ha voluto coinvolgere concretamente le scolaresche e gli istituti del territorio. È uno sforzo che non è stato facile, però ripeto, vanno ringraziati anche gli istituti del territorio che rispondono con tanto interesse e con tanta passione, perché ripeto, sono sforzi sia organizzativi per noi, anche sforzi economici per le scuole, ma anche sforzi notevoli di rappresentanza anche da parte di tutti gli istituti scolastici e tutti quelli che accompagnano i ragazzi che oggi sono qui, sono coinvolti in tantissimi, cioè veramente è impressionante vedere il numero di questi ragazzi che girano, una manifestazione che sta crescendo, stiamo puntando su questa, stiamo cercando sempre più di qualificarla, dandogli un taglio che possa essere di effettivo ausilio per la crescita dei ragazzi. E allora partiamo con le offerte formative di base. Naturalmente parliamo di ragazzi che escono dalla terza media, dalla scuola dell'obbligo. Qui siamo allo stand del Centro di Formazione Professionale di Como. Esatto, buongiorno. Allora, qui il nostro spazio presenta quelli che sono i nostri tre settori, quindi l'alimentazione, l'acconciatura e l'estetica. Acconciatura ed estetica fanno capo ad un unico grande settore che riguarda la figura dell'operatore per le cure estetiche. L'alimentazione si suddivide in tre corsi che sono addetto sala bar, pasticceria e aiuto cuoco. Qui abbiamo le nostre ragazze dell'acconciatura che sono alle prese con una dimostrazione, così come la parte dell'estetica. I corsi permettono il conseguimento dopo 3 anni di un titolo di studio che è la qualifica professionale corrispondente al secondo livello europeo nella comparazione dei titoli di studio a livello europeo. I ragazzi hanno poi la possibilità di continuare con un quarto anno che permette l'acquisizione di un titolo di studio superiore, il diploma di tecnico, che quindi non consente l'accesso all'università, essendo raggiunto al quarto anno, però dà modo, diciamo così, di specializzare ulteriormente la propria formazione. Quindi Centro di Formazione Professionale di Como, che si trova in via Bellinzona. Eccoci a un istituto, è il Romagnosi
di Erba e vogliamo appunto conoscere quelli che sono gli indirizzi formativi di questo istituto. Sì, gli indirizzi sono tre per quanto riguarda il settore economico, amministrazione, finanze e marketing, che poi ha un'articolazione anche con sistemi informativi aziendali, sarebbe l'ex indirizzo Mercurio, e poi con la riforma è stato introdotto l'altro indirizzo che è il turismo, questo soprattutto per quanto riguarda le lingue, perché si studiano ben tre lingue. Poi abbiamo l'altro indirizzo, il settore tecnologico, ambiente, costruzione e territorio, ex indirizzo geometri. Tutti questi indirizzi sono nella sede centrale ad Erba, via Carducci numero 5. Poi Romagnosi ha anche altri indirizzi, settore professionale, l'istituto alberghiero che si trova al Beldosso, Longone al Segrino, e dal prossimo anno ritorna all'Istituto Romagnosi anche l'indirizzo elettrico elettronico, che momentaneamente era passato al Leonardo da Vinci di Como. Quindi siamo una scuola molto grande che raccoglie tanti alunni, sia a sede centrale di Erba sia a Longone al Segrino. Ecco, nel vostro caso corsi quinquennali? Sì, sono corsi quinquennali in sede Erba, sono tutti corsi quinquennali, quindi per conseguire il diploma bisogna arrivare alla fine dei 5 anni. Mentre al Beldosso, per il settore professionale, abbiamo sia un indirizzo statale quinquennale, che è l'alberghiero, sia dei corsi di natura regionale, che sono corsi triennali. Questo anche per l'elettrico elettronico, sono corsi statali di 5 anni e corsi di formazione professionale di 3 anni. Tra le offerte delle Romagnosi anche quelle serali? Sì, corso serale, praticamente abbiamo sia il corso per i ragionieri sia il corso per i geometri, abbiamo dalla prima alla quinta, questo è chiaramente un tipo di offerta rivolta ad un pubblico adulto, sicuramente non riguarda i ragazzi di terza media, però abbiamo 120 frequentanti, quindi forse è l'unico corso della provincia di Como che va dal primo al quinto anno. Allora, proseguiamo con gli istituti lariani e siamo anche alla Magistrico Macini di Como. Bene, buongiorno, grazie per questa occasione che ci date per presentarci magari a un pubblico più vasto. La nostra scuola ha sede a Lazzago, a Como, è servitissima dai mezzi di trasporto e abbiamo studenti infatti di provenienza un po' da tutto il territorio, da tutto il bacino anche dell'Alto Lago. È una scuola che ha una tradizione acclarata sul nostro territorio, gli indirizzi formativi e i corsi di studio sono 4, il corso di meccanica, meccatronica, di elettronica, di edilizia e di informatica. I nostri studenti al termine del nostro corso di studi conseguono il titolo di periti, perito edile, informatica, eccetera. E gli sbocchi professionali offrono ancora oggi opportunità veramente di impiego. Spesso sono le aziende che contattano il nostro istituto per avere dei nominativi per impiegarli appunto nelle proprie aziende. Anche per quanto vi riguarda i corsi quinquennali? Corsi quinquennali, anche se la riforma prevede l'applicazione del biennio più il secondo biennio e un anno di specializzazione. Un altro nome d'eccellenza della scuola lariana, l'Istituto Professionale Leonardo da Vinci di Como. Ecco, vogliamo spiegare brevemente qual è la vostra offerta? Dunque, noi siamo un istituto professionale e quindi in base a questo nome noi offriamo un collegamento con il territorio e con le imprese molto molto stretto. Noi offriamo la possibilità ai ragazzi di diventare operatori alla riparazione dei veicoli a motore, operatori meccanici e operatori idraulici su un percorso formativo di 3 anni, oppure dei tecnici specifici su un percorso di 5 anni. Ecco, quindi naturalmente è molto articolata la vostra offerta per quanto riguarda i corsi triennali e quinquennali. Sì, riguardo, ripeto, la meccanica, l'operatore riparatore di veicoli a motore e l'operatore idraulico. Leonardo da Vinci si trova, come abbiamo detto, a Como? A Como in via Magenta, zona caserme, e a disposizione. Particolarmente curato lo stand del liceo artistico Melotti, istituto superiore statale, non poteva sicuramente essere diversamente. E allora parliamo dell'artistico. Allora, questo qua è appunto lo stand del liceo artistico,
nel quale abbiamo esposto praticamente i lavori di alcuni ragazzi che sono stati realizzati nel corso dei vari anni, tipo questo qua da per la parte di arredamento, oppure anche opere realizzate con internet, con col computer, come quelle foto di AutoCAD, comunque realizzate con AutoCAD, oppure abbiamo anche delle tavolette realizzate nei laboratori di pittura e che altro dire. E poi vere e proprie espressioni artistiche, ecco, vogliamo magari parlare della formazione, di quello che è la proposta dei corsi? Allora, la proposta sono i primi due anni un orientamento nei vari laboratori di scultura, pittura, comunque arredamento, dove gli studenti si orientano nei vari laboratori. Poi dal terzo anno ognuno può scegliere il proprio indirizzo, come uno può scegliere pittura, uno può scegliere solo arredamento, uno può scegliere solo scultura. Comunque un corso di formazione i primi due anni, più per orientarsi bene comunque su quello che uno vuole fare. Dopodiché uno poi è libero di scegliere tra i vari laboratori, anche moda, può scegliere quello che è più lo appassiona, più lo interessa. E allora il liceo artistico Melotti si trova a Cantù, diciamo l'indirizzo? Via Andina 8. Dall'artistico il passo è breve perché c'è lo stand del liceo classico. Il liceo classico, che è indubbiamente una scuola impegnativa, però una di quelle che dà molti più risultati a livello umano. Non è una di quelle scuole che dà uno sbocco lavorativo diretto, però aiuta molto poi con l'università e poi aiuta nella vita. Infatti sento anche di molte aziende che prendono gente che viene dal liceo classico proprio perché ha un'apertura mentale diversa da quelle delle altre scuole. Infatti per questo la consiglierei. È vero che si studia molto, molto più di altre scuole. Si studia molto più di altre scuole, decisamente molto di più, però dà molto di più delle altre scuole, quindi è una cosa che va fatta. Ecco, per quanto riguarda l'offerta lariana, il liceo classico è il Volta di Como. Sì, il Volta di Como, che è famosissimo attualmente anche perché è passato anche Passera al ministro Comasco, e comunque è uno dei licei che dà molta più preparazione rispetto alle altre scuole. Ha un trattamento magari i professori non ti trattano in modo molto semplice, non ti coccolano come in altre scuole, però questo secondo me è molto più utile rispetto ad altre scuole, cioè, aiuta molto di più nella vita reale. Un'altra proposta, questa volta erbese, è il liceo statale Porta della Villa Amalia. Sì, allora il liceo offre tre possibilità: liceo linguistico, dove si approfondiscono le lingue, in particolare sono tre lingue, l'inglese, il tedesco, il francese o lo spagnolo, a seconda di cosa scelga il ragazzo, con la possibilità anche di l'insegnante madrelingua che sostiene quindi durante le attività. Poi c'è l'indirizzo socio-economico, che oltre a dare una conoscenza diciamo sociale, globale allo studente, approfondisce anche l'aspetto più economico, quindi si studiano materie come il diritto, l'economia. E poi c'è il tradizionale ex istituto magistrale, che ora per la normativa ha cambiato nome, che dà una conoscenza sociale anche dal punto di vista scientifico, quindi portano avanti le scienze per 5 anni. È riduttivo parlare del liceo Porta come il vecchio magistrale? No, no, infatti, perché adesso si parla di liceo, quindi diciamo la visione è cambiata. Oltretutto, scegliere questo liceo dà la possibilità poi all'università di poter intraprendere qualsiasi indirizzo, quindi scegliere questo indirizzo non è poi vincolante nel futuro, perché dà una conoscenza globale diciamo di tutte le materie, e poi alla fine il ragazzo deciderà quello che è la strada che preferisce, insomma. Io dico sempre ai ragazzi: scegliete quello che vi piace veramente senza pensare troppo al futuro, poi più avanti decideranno. Ecco, chiudiamo la carrellata delle offerte per l'uscita dalla terza media col centro di formazione professionale, l'Enfapi Briantea di Via Zappa. Buongiorno, Graziano Pagani, sono il direttore. La nostra scuola Enfapi Como, sede di Erba, ha due corsi di formazione professionale, un corso meccanico e un corso elettrico di 3 anni ciascuno. In più c'è il quarto anno, alla fine dei 3 anni, eventuale,
di automazione industriale, quindi i nostri ragazzi possono arrivare fino al quarto anno all'interno della formazione professionale, poi fanno l'anno integrativo nella scuola, fanno la maturità e possono persino andare all'università. Quindi un mito da sfatare è che se non si va alla scuola statale non si possa accedere all'università. Anche facendo la formazione professionale si può arrivare fino ad arrivare al percorso universitario con buoni risultati per i ragazzi. I nostri ragazzi sono qui, stanno facendo girare questa stazione che simula una operazione di lavoro, un ciclo di lavoro. Quindi qui c'è della meccanica, c'è dell'elettronica, è una vera e propria attività di automazione industriale che fanno come quarto anno. Aspetto non da poco una scuola a contatto direttamente col mondo del lavoro. Assolutamente, noi siamo il centro di formazione professionale di Confindustria, abbiamo più di 700 aziende alle spalle per 40.000 addetti che sono gli associati a Confindustria. I nostri ragazzi hanno un tasso di occupazione alla fine del terzo o del quarto anno che è superiore al 75%, quindi restano fuori dal mercato del lavoro per più di 6 mesi veramente poche persone. Vediamo un'applicazione pratica di quello che si insegna all'Enfapi. Buongiorno, questa è un'automazione, quindi abbiamo i nostri macchinari ad aria compressa, sono comandati da un compressore e hanno la loro lavorazione. Adesso qui è stato montato e smontato e poi quando il pezzo finisce viene buttato giù. Comunque ogni pezzo è controllato dal suo braccio, vede come viene accordato e preso. Quello era il cuscinetto, quello era per Nino e quello era la protezione. Il pezzo è finito, poi si preme start per far ripartire la macchina. Questo mi fa dire che sono tutti i pezzi in posizione, controllano i pezzi in pratica. Quando vede che è tutto a posto, non c'è niente in giro, inizia a fare la sua operazione. Porta il pezzo iniziale, porta all'interno il cuscinetto, poi qui prendiamo il nostro perno, messo all'interno. Poi adesso è velocità molto ridotta, per far vedere come funziona. Comunque è una cosa velocissima questa, non riesci a vederla. Young è una idea che esce da Expo 2015 SPA, qui rappresentata da Fabrizio Grillo, che tra l'altro in occasione di questa giornata inaugurale ha avuto l'occasione di contattare direttamente i numerosi studenti che stanno girando per la Rio Fiere. Un numero decisamente inaspettato. Sì, devo dire molto bello il clima, molto importante la partecipazione. Expo 2015 è un appuntamento fondamentale, strategico, soprattutto per le nuove generazioni. Fra 3 anni e mezzo 150 paesi saranno presenti in Italia e nell'area di Milano per 6 mesi, ci sarà un grande percorso di preparazione nei prossimi 3 anni e auspicabilmente nuove opportunità di lavoro, di slancio, di occupazione, ma soprattutto un grande progetto culturale che deve stimolare i giovani affinché guardino al domani e siano sicuramente meno spaventati dall'oggi. Forse è giusto partire da queste realtà periferiche, ma sicuramente a contatto con il territorio e con la scuola. Territorio e la scuola sono linfa vitale per tutto, in particolare per Expo. Quando pensiamo che un evento che dura più di 180 giorni deve comunque dare ascolto, dare sicuramente presenza anche di tanti volontari, di tanti giovani che opereranno per tutte le attività strategiche, il bacino dove dobbiamo cogliere le più grandi opportunità è naturalmente quello del territorio e in particolare quello del territorio comunque attiguo confinante. A Young non solo formazione professionale e scuola, ma abbiamo detto anche sport e divertimento. Con noi anche presenze d'eccellenza, sarà poi Saverio Vaccani a presentarci quelli che sono i nostri ospiti. Sì, abbiamo appunto come federazioni, abbiamo la federazione canottaggio che presenta i suoi campioni del mondo, Daniele Gilardoni e Giulia Pollini. E poi abbiamo come invece qui come calcio Oliviero Giada. Quindi ecco, noi siamo presenti come tutti gli anni a questa per presentare, cioè, i nostri ragazzi che vogliono trasmettere a questi giovani la volontà di fare sport. E quindi ecco, il nostro
ecco, i nostri... Giulia Pollini, campionessa, sì, del mondo, che appunto personaggi che naturalmente non soltanto in terra lariana non hanno bisogno di presentazioni. Allora sentiamo direttamente da loro quello che è un primo pensiero relativo a questa bella manifestazione che sta coinvolgendo centinaia di ragazzi. No, penso sia una bella manifestazione, utile per i ragazzi che vogliono cercare un nuovo sport. Io ho visto personalmente solo lo stand dello sport, quindi per gli altri penso sia comunque interessante. Ecco, Gilardoni. Sì, sicuramente è una bellissima manifestazione dove racchiude un po' tutto, lo sport, lo studio, quindi questo connubio secondo me è importante, far capire ai ragazzi che si può tranquillamente fare sport anche ad alto livello, ma sicuramente bisogna andare avanti anche a studiare. Ecco, abbiamo anche un'amica del rugby. Maria Magatti del rugby, che sono, loro tre sono le testimonial del CONI provinciale di Como. Siamo nel padiglione dedicato allo sport e tempo libero, un angolo dedicato in particolare al Museo del Ghisallo, che in occasione di Young 2011 ha preparato dei laboratori. Sì, infatti siamo presenti con dei laboratori didattici per le scuole dalle elementari alle superiori, laboratori che vanno dall'abbigliamento al mezzo, inteso la bicicletta come uso sia quotidiano sia come sport, piuttosto che all'alimentazione e all'abbigliamento. Ecco, tra l'altro l'occasione di vedere autentici cimeli, c'è una bici di Bartoli, una bici di Magni, ci sono anche dei pannelli in bianco e nero che così ripercorrono la grande storia del ciclismo. Sì, quest'anno al museo c'è stata una mostra dedicata ai tre uomini d'oro, di conseguenza ad un libro che è uscito di Castelnuovi. I tre uomini d'oro sono Bartoli, Coppi e il terzo uomo Magni. Ed eccoci nell'area dei post diploma, naturalmente partendo dal percorso universitario ampio e sicuramente interessante lo stand proposto dall'Università dell'Insubria, con diverse possibilità appunto di accedere anche a vere e proprie dimostrazioni sul campo. In questo stand presentiamo diversi aspetti della nostra università, di quello che potenzialmente possiamo fare con gli studenti e per gli studenti. Abbiamo il comparto della chimica organica, che prevede adesso una sintesi di nylon e altre piccole cose simpatiche della chimica organica. Abbiamo il comparto invece delle scienze ambientali e chimica analitica, con sonde multiparametriche per l'analisi dell'acqua e centraline mete per l'analisi dell'aria con campionamento delle polveri, che sono previste all'interno dei nostri corsi di studi, e chimica analitica rigorosamente dell'acqua sull'altro banco, dove ci sono fotometri, strumentazioni portatili molto legate all'analisi sul campo. Ecco, tra le offerte universitarie una particolarità, quella della Svizzera italiana, che sta prendendo piede anche presso il nostro territorio lariano. Ecco, vogliamo presentare quella che è la vostra offerta formativa? Esattamente, buongiorno. Noi arriviamo da Lugano, siamo l'Università della Svizzera Italiana, abbiamo due campus, uno situato a Lugano e uno a Mendrisio per la facoltà di architettura. Mentre a Lugano abbiamo le tre facoltà di informatica, economia e comunicazione. Rientriamo nel sistema di Bologna, perciò il bachelor da 180 crediti in tre anni e in più la laurea magistrale, master in due anni. Abbiamo l'offerta in architettura, che si trova appunto a Mendrisio ed è l'università fondata da Mario Botta, noto architetto, e è molto, molto frequentata perché lavora sia a livello teorico ma anche molto pratico. Infatti dopo le lezioni ci sono diversi workshop e i ragazzi possono lavorare a stretto contatto con i professori e possono migliorare le loro capacità. A livello informatico abbiamo diverse nuove proposte, abbiamo due specializzazioni nuove nel bachelor, in scienze informatiche e matematica applicata e scienze computazionali. I nostri professori sono stati proprio recentemente premiati a livello elvetico con uno dei premi che è paragonato al premio Nobel per l'informatica, quindi è molto riconosciuta. Ad ogni studente viene anche regalato un computer Mac dove può lavorare nel corso dei tre anni e al termine del suo iter formativo gli rimane proprio a livello personale.
Gli sbocchi nelle facoltà di economia e comunicazione invece sono molteplici, in quanto l'Università della Svizzera Italiana ha diversi partner con i quali collabora e attraverso i quali può fornire degli stage dove gli allievi si possono proprio esercitare e possono mettere in pratica quello che imparano. Stage che poi al loro termine possono anche finire proprio nell'assunzione vera e propria. Ed eccoci all'ultimo percorso, quello contrassegnato dal colore rosso, che riguarda il lavoro, gli sbocchi professionali, non soltanto dal punto di vista della produzione del commercio, ma anche per quanto concerne le forze armate. Diamoci un'occhiata. Ecco, stand di istituti non soltanto, ma anche realtà istituzionali, in particolare l'Ecco 100, tradizione che forma il tuo futuro. Di cosa vi occupate in particolare? Siamo un'associazione no profit che offre formazione gratuita di formazione manageriale per i giovani, favorendo l'incontro tra i giovani e il mondo del lavoro, perché al master non partecipano solo dei formatori che formano i manager delle grandi aziende, ma vengono anche imprenditori. I giovani hanno così la possibilità di fare degli stage nelle aziende, seguiti da dei tutor che vengono preparati prima che i giovani vengano in azienda. Quindi voi seguite in particolare quella che è la fase dell'uscita dalla scuola e quindi in vista di uno sbocco professionale. Esatto, perché è sia per neodiplomati che per neolaureati. E bisogna dire, ne abbiamo fatto il primo, stiamo per lanciare il secondo, abbiamo già fatto la selezione per i giovani del secondo, partirà a febbraio. Il primo era 10 ragazzi, il secondo 20 ragazzi, siamo contenti perché già metà di quelli che hanno fatto il master, che è partito febbraio e finito luglio, hanno già trovato un lavoro. E poi la fase successiva è quella che i giovani che hanno fatto il primo master si stanno impegnando anche loro in attività imprenditoriali e ci stanno aiutando con eventi. Ne abbiamo fatto uno 2 settimane fa, grazie anche alla Beretta Caldaie, su un seminario per le vendite indirizzato agli imprenditori di Lecco. Vogliamo dare un riferimento per quanto vi riguarda, per chi volesse contattarvi? Abbiamo il sito www.lecco100.it. Sempre nell'ambito della formazione lavoro abbiamo un'altra realtà, vogliamo presentarci? Sì, allora noi siamo Media Dream, siamo un ente di formazione professionale, formazione lavoro di Como. Siamo qui alla fiera perché stiamo presentando quella che è la nostra offerta formativa e quelli che sono i corsi che partiranno adesso da gennaio, che riproporremo anche a settembre per le persone che poi si diplomeranno a luglio. Abbiamo nel nostro stand la possibilità, anche in maniera un po' per attirare i ragazzi, di fare questo gioco, che è il gioco del tiro al bersaglio, un gioco comune che permette ai ragazzi di vincere o un intero corso facendo 100, quindi anche da qui anche tutta la campagna pubblicitaria Fai 100 con il tuo futuro, attraverso i nostri corsi di formazione, quindi c'è la possibilità di vincere o l'intero corso oppure degli sconti per i nostri corsi di formazione. Vogliamo dare un riferimento, un vostro indirizzo? Sì, noi siamo a Como, in via Belvedere 45, e siamo aperti tutti i giorni, quindi per tutte le persone che ci vogliono venire a trovare, e il nostro numero di telefono è 031 500 12 45. Young 2011 orienta il tuo futuro, salone dell'orientamento scolastico universitario e professionale, aperto ancora venerdì 2 dicembre dalle 9 alle 13.30, sabato 3 dicembre dalle 9 alle 18, domenica 4 dicembre dalle 9 alle 17. Per informazioni www.young.co.it.